Facciamogli uscire a noi. Che sono fighi. Sono mostri zombie. Che avevo altri mostri zombie. Hanno un combattimento, una combutta, diciamo. Sono si scontrano contro i Mayakashi, che sono un altro tipo di genere zombie. Hanno la lore insieme. Poi devo sbloccare tutti gli altri. A poco facendo tutti, sblocco gli altri. Fiamme annientatrici di spettri. Hanno pure delle belle arti, mi piacciono loro. In un'epoca segnata dai conflitti tra stati, gli eroi di ogni fazione erano in guerra tra loro. Mentre alcuni tentavano di unificare il territorio, nascevano e morivano nazioni e divampavano innumerevoli battaglie. Nessun luogo scampò alle fiamme della guerra. I lunghissimi conflitti devastarono non solo le terre, ma anche i cuori della popolazione. E quando il mondo fu ridotto a cumuli di rovine, comparvero mostri dalle caratteristiche uniche, gli spettri. Gli spettri ingannavano il popolo e a volte inducevano i saggi a appoggiare nuove guerre. Ma un giovane samurai decise di dedicare la propria vita alla lotta contro gli spettri. Il samurai studiò non solo l'arte della spada in tutte le sue sfumature, ma anche la pratica dell'esorcismo. Dopo perfezionato lo stile Shiranui, una fusione di metodi diversi, insieme ad altri ribelli scatenò una guerra quando nessuno se lo aspettava. Ben presto tutti gli spettri conobbero il nome degli samurai che avevano fatto innumerevoli vittime tra le loro fila. Determinati a eliminarlo, gli spettri attaccarono in massa senza mai indietreggiare. Il samurai fronteggiò l'assalto usando il suo stile Shiranui. Ma nonostante la sua immensa abilità, era pur sempre umano. Alla fine fu sconfitto e gli spettri ne imprigionarono lo spirito all'interno della sua amata katana. Nel frattempo però gli spettri erano stati decimati e avevano perso molto del loro potere, finendo per tornare nell'oscurità dalla quale erano venuti. Fu così che gli spettri scomparvero, pronti però a riapparire una volta recuperato il loro potere. Anche se ormai il samurai era solo uno spirito intrappolato in una katana, la sua esperienza in battaglia e le tecniche dello stile Shiranui vennero tramandate ai posteri dai compagni sopravvissuti. Poco dopo la fine della guerra tra il giovane samurai e gli spettri, tutti i conflitti cessarono. Tornò la pace e cominciò un'era in cui la guerra divenne solo un lontano ricordo. Tuttavia la battaglia tra lo stile Shiranui e gli spettri continuò. Il nuovo maestro di questa tecnica prese il nome di Shiranui Samurai. In un mondo che non conosceva più la guerra, il giovane guerriero seppe distinguersi per audacia e coraggio. Oltre a elaborare la sintesi stile Shiranui, si unì allo spirito del fondatore di questa tecnica e dichiarò immediatamente guerra agli spettri. Gli spettri sarebbero i Mayakashi. Ok, adesso vediamo lo stile Shiranui. Il mazzo Shiranui è sicuramente più competitivo dei Karakuri. È un mazzo sincro che si basa bandendo praticamente gli spettri, i mostri zombie dal cimitero per fare evocazioni sincro, evocarli dal mazzo, fare cose. Usciti insieme ai Prankits? Gli Shiranui sono usciti insieme ai Prankits? Minchia, i Prankits però sono molto competitivi. Gli Shiranui non tanto. E quindi ovviamente andati a cagare. Sì, infatti. Sono comunque buoni, però effettivamente non riescono a reggere il meta. Però è un mazzo sicuramente meglio di quelli che abbiamo visto prima. Ha comunque più potenzialità. E poi ha tutto ovviamente l'ammontare di supporto che hanno gli zombie, che è tantissimo. Quindi viene aiutato anche da quello. Ci sono moltissimi mostri Shiranui dotati di effetti che ti permettono di bandire carte e effetti che si attivano quando tali mostri vengono banditi. Il Tuner Shiranui Spettra Spada, in particolare, ha un effetto che ti permette di evocare specialmente un mostro sincro bandendo tale Tuner un altro mostro dal cimitero, quindi non devi neanche averli in campo. Se sfrutti bene questo effetto, non solo potrai evocare specialmente più mostri sincro, ma anche massimizzare gli effetti dei mostri Shiranui banditi. Ora fa vedere l'esempio, un esempio base di combo. Ah, bello vedere Getsu Fuma, che si rifà a un IP e un gioco Konami. Anzi, è uscito pure da poco un come si chiama? Un roguelite Getsu Fuma Den. Mi pare che è uscito, sì. È uscito su Steam e altre piattaforme.
e mostrò Getsu Fuma del tuo avversario un effetto che distrugge tutti i mostri tipo zombie che hanno combattuto. Così gli effetti mostri cerebri per evocare specialmente i mostri Sinko, mentre usi i loro effetti per distruggere i mostri del tuo avversario. Hai bisogno di mostri Tuner per evocare specialmente un mostro Sinko. Ovviamente senza un Tuner non puoi evocare un Sinko, a meno di questioni molto particolari. Attiva Sarcofago d'Oro e bandisci Shiranui di Spettra Spada. Che è praticamente appunto il fondatore, come avevo detto, nella storia. Attiva Sintesi, stile Shiranui. Una volta per turno sono controllo nessun mostro, puoi mandare una carta dalla tua mano al cimitero per attivare uno di questi effetti. Scegli un bersaglio di un mostro di tipo zombie dal tuo cimitero, specialmente. Scegli un bersaglio di un mostro di zombie con difesa 0 banditi, fai ritornare al cimitero. Insomma, per appunto adesso manderò questo al cimitero. Anzi no, lo faccio tornare questo. Esatto, perché devo fare per forza queste due cose. E adesso posso evocare Sincro dal cimitero. Il mostro Tune Shiranui Spettra Spada nel tuo cimitero e il mostro non Tune Shiranui Spirito Maestro sono pronti per l'azione. Usa l'effetto di Shiranui Spettra Spada per evocare praticamente il mostro Sincro Shiranui Samurai Saga. In realtà ce ne sono vari, c'è San Saga, c'è l'altro. Ed evochiamo lui. Il mostro Shiranui Spirito Maestro bandito, le capacità di distruggere tutte le carte scoperte sul terreno del tuo avversario. Attiviamo l'effetto. Questo qua è. Quando questa carta viene evocata normalmente, puoi evocare specialmente uno Shiranui dalla mano al cimitero. Questo è un altro discorso. Questa carta viene bandita, puoi scegliere un bersaglio una carta scoperta contro il tuo avversario e distruggerla. Molto buono. Sinergizza per l'appunto perché ha fatto il tuner. Col tuner ha fatto il sincro bandendosi. Si attacchiamo direttamente. Però questo qua ha un effetto, per carità. Una volta per turno, durante il turno di qualsiasi giocatore, quindi è un effetto rapido, puoi scegliere come bersaglio uno dei tuoi mostri tipo zombie banditi, mischiano il deck e se lo fai metti posizione di difesa a tutti i mostri controllati dal tuo avversario con un attacco pari o inferiore a quello di quel mostro. Se questa carta viene bandita, puoi scegliere come bersaglio un mostro scoperto contro l'altro avversario e solo 10% attacco. Ha un po' effetti di merda, però insomma, non è il meglio che c'è, c'è di meglio qua. Ci sono dei sincro migliori per i Shiranui. Facciamo questi due duelli, uno col mazzo impresso e l'altro col nostro mazzo. Così vediamo meglio anche come sono gli Shiranui col mazzo in prestito. Questa carta è uscita per solo due mostri di banditi, eccetera, specialmente in posizione di difesa, hanno i loro effetti, non hanno niente. Nel salto cimitero, nel centro del tunico della sala d'attiva, puoi scegliere un bersaglio e un mostro. Non ho di granché a dire la verità in questo momento, purtroppo. Pessima direzione, quindi faremo così. La sintesi Shiranui. Una volta per turno, per attivare questi effetti, bandisci un mostro di tipo zombie scoperto dai controlli. Non subisci danno danno in questo turno. Scegli come bersaglio fino a due mostri tipo zombie banditi e mischi entrambi nel deck e poi pesca una carta. Sono buoni questi effetti. Il tuo avversario controlla un mostro, scarta un mostro zombie, evoca esperimento un mostro zombie con nome diverso dal tuo deck o cimitero. Inoltre non puoi evocare esperimento mostri, eccetto mostri zombie. Buono. Inizio molto fiacco. Mano a mano è quello che è. Questa è la prima a prescindere. Capo espiatorio. Mettiamo questo effetto ed evochiamo. Questo è evocato normalmente. C'è qualcuno che si è evocato specialmente fa qualcosa? No. Questa carta viene bandita. Ma ci stanno alla fin fine tutti. Evocata normalmente. Mettiamolo, dai.
Questa carta bandisce un tipo zombie scoperto dai controlli. Non subisce danni in questo turno. E ci sta. Mandiamo lui, che ha effetto quando viene bandito. No, non è una cosa. Se questa carta viene bandita, puoi scegliere come bersaglio. Aspetta. L'ha fatto pure lui. Minchia, libro della vita. Minchia, mi sta fottendo male. Eccolo qua, Shogun Saga. Che lo tira. Shogun Saga è il boss monster del mazzo. E praticamente qui dice: se questa carta viene specialmente per bandire un mostro di tipo zombie dal tuo cimitero, questa carta va in attacco. Se questa carta è ulteriore nome di distrutti in battaglia del fatto di una carta, è mandata al cimitero. Poi scegliere conversare un modo di mostri zombie banditi con zero difesa, fuori tornare al cimitero. Ora sono nella merda. Sì, ma in realtà non tanto, perché adesso facciamo shenanigans. Proviamo sul momento a fare queste cose. Ci sono altri effetti. C'è solo merda. Oh, scusate, stavo tirando cose. Sì, purtroppo non sono partito bene. Allora, questo che fa? Offri un attributo a un mostro di zombie, puoi scegliere conversare due carte sul terreno, distruggere, poi imbandisci un mostro cimitero dal tuo deck. Molto buono questa cosa. Più il suo effetto, distruggo pure questo. L'abbiamo visto prima. E ora li rimetto nel cimitero. Ah, dice una volta per turno, ma posso farlo con tutte e due, è vero. Posso? Ah, è certo nel turno in cui stavo andando al cimitero, ok, perdono. Non volevo mica che il mazzo fosse competitivo. Puoi scegliere per sé un mostro zombie al tuo cimitero e lo spieghi a mente. Se non controlli nessun mostro, puoi bandire questa carta dal tuo cimitero. Puoi scegliere per sé un mostro zombie al tuo cimitero e lo spieghi a mente. Mi sono tutti annullati. Ah, lo facciamo almeno per coprirci un pochettino. E anche l'altro effetto di questo. Ma non subisco danno. Magari era meglio lasciarlo al cimitero, però vabbè, ormai. Mi sto stampando perché non mi può fare danno, non peraltro. Ah, c'è il solitario fa. Thank you.
Aspetta, la catena così come funziona però? Ah no, che lo fa fare. Vediamo un attimo cosa ho. C'è anche lei. Facciamo lui, dai. Oh, seriously? Aspetta. Ok, tipo immune questo. Oh my god. Brutta storia. Quindi questo verrà ammazzato. Esatto. Storia decisamente orribile. Non l'ha switchato a lui, perché? Ho letto male il suo effetto? Ah, inferiore... Ah sì, ok. Per questo 3000 d'attacco quello effettivamente. Forse non è meglio per lui. Ormai. Livello 8. Eccolo qua. Ora ce l'ho pure io. Vedete il bandito che scende verso un mosso scorto contro il tuo avversario e adesso perde 500 attacco. Buono. Oddio, buono, non è che sia questa cosa. Cioè, per sé due mostri. Due dei tuoi mostri. Evochi esperimenti di posizione di difesa, ma non le loro effetti. Inoltre, non puoi evocare specialmente mostri per il secondo turno, eccetto mostri zombie. Let's go. Facciamo pure questo effetto, visto che ci siamo. Finalmente, ragazzi, abbiamo lo combo, che non avevamo prima. Proprio zero. Dieci turni, sto partorendo. C'abbiamo anche lui, Shiranui Sole Saga. E poi c'abbiamo... Ah, c'è pure un Link Shiranui. Oddio, non lo sapevo. I mostri 5 che controlli non possono essere distrutti dagli effetti delle carte. I mostri fuoco che controlli non possono essere distrutti in battaglia. Durante il turno del tuo avversario, puoi scegliere come avversario uno dei mostri sincro banditi. Evocalo specialmente che non dovrebbe usare questa carta. Oh, carina. Non è chissà cosa, non è carina. L'animazione. Ora attivo quest'altro effetto. E questo è il discorso del una volta per turno, cioè software once per turn e hardware once per turn. Ci fosse stato scritto qui. Madonna santa, che casino.
Dicevo, ci fosse stato scritto qui, puoi utilizzare gli effetti di, che ne so, sintesi stile Shiranui una volta per turno. In quel caso sarebbe stato un hard once per turno. Quindi averne avuti due in campo non sarebbe servito a niente perché solo uno potevo attivarne comunque. Invece se c'è scritto una volta per turno e basta, e riguarda la carta singola. Quindi anche carte con lo stesso nome che hanno gli stessi effetti, se sono due separate possono attivare gli effetti. Giochi Protoss? Ma sei proprio brutto sei. Sei proprio schifo fai. Ma non ti vergogni? Non c'è vergogna in te. No. Lo so che la ti vergogna. Dopo 50 turni sono riuscito a fare il loro combo. Soprattutto se lo trovi nelle 4 carte non garantite nel pack. Ah. Vabbè, sì. Capisco, capisco. Ah, ho sbagliato. Penso di averne due, invece era la carta trappola. Vabbè, ormai. Ah, soprattutto se lo trovi nelle quattro carte non garantite nel pacco. Ah, vabbè, allora sei sculato. Ma quindi stai usando i cosi, stai usando i, come cazzo si chiamano? Gli spadanima. Gli swastle. Vai, in faccia su. Nemici che scombano da soli che ho, sì, vabbè. Effettivamente ci si sbatte per fare un mazzo sincro in cui utilizzi sincro, cioè tuner e non tuner, e invece loro cagano i tuner come se niente fosse. Facciamo questo. Quindi non hanno bisogno neanche di avere tuner nel mazzo. Cioè l'unico tuner che hanno nel mazzo mi pare che è Ecclesia, giusto perché Ecclesia fa altro. Non è per la questione del tuner. La giochi cosa? Iris? Non la gioca nessuno Iris, però a me piace tanto come carta. Non è un Wyrm però. Immaginavo. Se mi tocca una Wyrm, sì, infatti. Potrebbe essere un entrap interessante Iris da utilizzare in certe circostanze, però insomma. No, ho sbagliato!
farò. Che devo fare? Per cliccare veloce ho sbagliato. Vai, Fusion Destiny, così ci abbiamo pure lui. Barriera rompi coglioni di carte. Vabbè, non avevo letto che bandiva. Vabbè. What? Qualcuno gioca a spade rivelatrici? Incredibile, tutto ciò è magico. Passo nel passamicchia, spada rivelatrici, mamma mia. Ok, allora abbiamo la parte finale della storia degli Shiranui. Non mi ricordo se ti sbloccava pure un mazzo degli Shiranui, un piccolo straccio degli Shiranui. Mi sembra di sì, forse. Sì, sbloccava un piccolo straccio degli Shiranui. È un inizio se ti vuoi fare un mazzo Shiranui. Se riesci a unirlo a altri mazzi, a un altro mazzo zombie, posso uscire cose carine. Eccoli qua, i Mayakashi. Anche se il mondo degli umani era in pace, la battaglia tra lo stile Shiranui e gli spettri proseguì. Shiranui Samurai e lo spirito del fondatore si unirono in Shiranui Shogun Saga. Continuò a uccidere moltissimi spettri, ma non riuscì a annientarli. Shiranui Samurai vantava una superba disciplina mentale e fisica ed era dotato di grandi abilità, ma non poteva eguagliare la maestria in battaglia del fondatore. Per scacciare definitivamente gli spettri, gli adepti dello stile Shiranui si affrettarono a preparare il colpo finale. Gli spettri se ne accorsero e assediarono la roccaforte che utilizzavano come base. Nel frattempo i seguaci dello stile Shiranui stavano ultimando il Samsara stile Shiranui. Combinando Shiranui Spirito Maestro e Shiranui Solitario,
crearono un portale che collegava il loro mondo a quello degli, degli spiriti. Non avevano intenzione di utilizzarlo, le formule magiche degli adepti riecheggiavano nel freddo delle sale. Nel mentre gli spetti avevano circondato il forte e stavano gradualmente stringendo l'assedio. Quando le litanie degli adepti giunsero giunsero l'incarnazione suprema dello stile Shiranui comparve nel portale del fondatore di Neguagliato. Aveva assunto la forma di Shiranui Sole Saga. Gli spetti erano terrorizzati, alcuni di loro ancora ricordavano di essere stati sconfitti da quel giovane samurai. Ne scoppiò a parlare. Il potere di Shiranui Sole Saga era formidabile, abbatté gli spetti rimasti e li scacciò definitivamente. Fu così che la secolare guerra tra lo stile Shiranui e gli spettri ebbe fine. Bella zio! Doveva tornare lui perché sennò non faceva niente. Eccolo qua, lo straccio. E sblocchi anche il pack. Andiamo a vederci pure il pack, visto che ci siamo. Ovviamente lo Starcher non c'ha tutto i Shiranui. Qui abbiamo Shiranui Abilita Saga Supremazia, quello abbiamo visto prima. Questa è Mayakashi, una Mayakashi. Pure una nuova animazione lei. C'è un'animazione, lei prima non ce l'avevo. Poi per appunto questo qua è il pack di Shiranui e appunto i Mayakashi. Quindi sono sia gli spettri, quelli di cui parlavamo, che per appunto i samurai che sconfiggevano gli spettri. E ci sono questioni di ranking, di... guarda qua, che le quante stelle, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo un attimino lo structure, vediamo com'è. Aspetta che prendo qua, se ci sono. Vediamo cosa possiede lo structure di base. Allora, possiede... questo, che è un'altra roba, però, vabbè. Non c'entra niente, però abbiamo lui, ovviamente che lui serve. Sì, diciamo che mette un po' carte anche a caso, però, insomma. È uno straccio, non è che mi posso aspettare chissà cosa. Però c'è lui che si usa, c'è lui che si usa, c'è lui che si usa, sono SR, SR. Queste carte, vabbè, queste carte è robetta, che non si userà mai. Questo magari sì, questo mazzo, però sono NN. SR, altre SR. E poi... Shogun Saga, poca roba, però è un inizio. Se uno volendo volesse farsi uno Shiranui, potrebbe partire da questa base, utilizzare tipo lui che è utile, lui che è utile, eccetera eccetera. Poi sbustare nel pack che ha appena ricevuto. Se uno volesse utilizzare Shiranui, che dovrebbe però unire con altri quel, tutto la, l'ambaradà di supporto zombie, che è molto buono, perché di base da soli non ce la fanno, però volendo uniti con altri possono diventare, non dico competitivi, però più giocabili. E direi che ci fermiamo qui. Per oggi direi proprio che ci fermiamo qui.